Presidente, un'accoglienza del genere vale già tutto, c'è veramente poco da dire se non l'affetto incredibile di questi tifosi. Sì, davvero, questa è una piazza fantastica, favolosa, una piazza che ho già nel cuore, una città incredibile, nonostante un diluvio universale. Gli assembramenti, che anzi sono stati bravissimi anche i ragazzi a rispettare, si vede un entusiasmo e un calore fantastico, quindi sono qua con un entusiasmo incredibile. Se fosse per me si potrebbe già tornare domani in campo a giocare sempre con gli stessi obiettivi, ovvero quelli che la SLAI ha come coraggio, voglia e determinazione, che sono quelli di vincere sempre, e tutta questa città e questo pubblico è quello che si merita. Presidente, invece sull'incontro con il sindaco, quali sono le prime impressioni? Ah beh, l'incontro col sindaco è stata una formalità, perché è andato tutto bene. Ci aspettavamo appunto una bella accoglienza. Amedeo Bottaro e il suo staff si sono dimostrate persone fantastiche, quindi ci hanno dato il massimo appoggio per essere la prima e unica squadra della città di Trani. Questa è una frase che ha detto a gran voce: siamo l'unica squadra di Trani, e questo da qui si riparte. Beh, ma guarda, c'è poco da dirlo, si dimostra anche dall'affetto del pubblico. Il pubblico e la gente si aspetta grandi cose, noi siamo qui per portare grossi progetti, riportare la città di Trani e la SLAI Trani in Serie C in 2 anni. La domanda di mercato la faccio al direttore, visto che ci sono tanti tifosi. Si riparte da Antonio Picci, che è il nome più atteso. Sì, non potevamo fare altrimenti, indubbiamente Picci ha fatto tanto per questa città, ha fatto tanto in quest'anno, quindi chiaramente era d'obbligo ripartire da uno che ha fatto la storia ed è un personaggio carismatico, oltretutto essere un calciatore chiaramente di indubbie qualità che non scopriamo sicuramente noi. Direttore, vi aspettavate questo entusiasmo in una giornata così piovosa? Ah, sinceramente no, sapevamo che ci stavano aspettando, però con questo tempo, dicevo al press, forse saremo in pochi, invece ancora una volta siamo stati smentiti. Farò restyling immediato per quel che concerne appunto la struttura, ovvero il nostro stadio comunale, che sarà comunque casa nostra, quindi faremo quanto prima lunedì già un sopralluogo e per portare appunto quelle migliorie che dicevamo da tempo. Poi comunque anche tutta la giunta comunale, ripeto, si sono trovati accordi su punti importanti, quindi si andrà di pari passo insieme per portare al meglio questo progetto, perché ripeto, questa è una città che merita ben altro.